Sono in partenza per il Rally di Monte Carlo 2023, ma non partirò con lei, ma bensì con lei. La super mitica Libra camperizzata a dovere sarà un'edizione da pazzi, fatto così, non vedo l'ora, quindi let's go. Beh, che dire, non è forse stata la scelta migliore quest'anno quella di dormire in auto. Speriamo che sulle prove stanotte non faccia altrettanto freddo, sennò veramente ghiacceremmo vivi. La situazione qua incomincia un attimino a complicarsi, ho beccato degli spettatori in arrivo che hanno visto il primo passaggio e mi hanno detto di imboccare sta strada per un chilometro per poi proseguire a piedi, ma la strada è giusto un attimo in pendente ed è giusto un attimo ghiacciata. Io dico solo che ho fatto dei chilometri su una strada dritta come la mano, ghiacciata e stretta alla morte. Ho pensato che questi qua cui avevo chiesto consiglio me ne sono parlato alla morte. Il rally oggi l'ho già fatto io, però siamo riusciti in questa maniera ad accorciare un sacco il nostro pezzo a piedi. Adesso ci sarà solo più una mezz'oretta per arrivare in punta al Col San Michel, che è la punta del colle della prova, Le Fougeret Roi Mot. Quindi non vedo l'ora. E logicamente che Monte Carlo sarebbe se non ci sono da fare chilometri e chilometri a piedi dritto come la mano. Però siamo arrivati con le San Michel. E siamo finalmente riusciti a piazzarci e qua abbiamo trovato i nostri due amici che ci avevano accompagnati nel viaggio del Verdon, un viaggio assurdo, in quello dello Stelvio. Vi lascio il link qua sotto in descrizione, andatevi a vedere perché merita un sacco. Grandi, siamo caldi. Ciao. Aspettiamo le prime auto adesso. Madonna, ma cosa sono due all'ora? Ah, Thank you.
noi qua abbiamo finito dal Col San Michel e salutiamo anche i nostri due amici Samuele e Omar, e noi facciamo direzione a Monte Carlo. Olè, grandi, super. E poi vabbè, vieni al Monte Carlo e vedi delle scene del genere, dove la gente, l'auto, la parcheggia così. E fidatevi che è questa la pendenza, praticamente 90 gradi. Mi sa che qualcuno stasera non tornerà a casa. Col San Roche ci siamo arrivati e mi sono campato con questa soluzione qua di sopravvivenza che adesso vi faccio vedere. Sacco a pelo, 30 milioni di coperte, cuscino, e direi che siamo pronti per domani. Quindi a domani.